In vista della giornata nazionale per la vita in programma domani 5 febbraio, oggi a Scerne di Pineto, nella sala convegni della Fondazione Maria Regina, si è svolto alla presenza di importanti relatori il congresso dal titolo «L'ecosistema nutrizionale della donna, un viaggio che dura una vita». Sì, sono molto contento che ancora una volta, dopo tanti anni, il direttore del Dipartimento di Ginecologia Ostetrica di alcune università italiane si ritrovano insieme. È anche un momento importante perché c'è questa consapevolezza di rilanciare una nuova formazione, innanzitutto per la riscoperta della sessualità e dunque la riscoperta del vero significato dell'essere disponibili a dare la vita. E questo è un tema importante anche in collegamento con la giornata per la vita, magari a partire da creare le condizioni per prevenire tutte le difficoltà, sia di carattere sanitario, sociale, culturale, economico, perché la donna sia messa nella condizione di poter scoprire davvero il suo ruolo nella vita sociale e soprattutto nel dono della vita. Numerosi gli argomenti trattati nel corso del congresso, tra questi i problemi nutrizionali delle donne e le relative soluzioni. L'obiettivo è stato quello di sensibilizzare sul tema di prevenire le malattie legate alla nutrizione e incoraggiare stili di vita e scelte alimentari salutari per le donne di tutte le età. Nutrizione nell'ambito di quello che è la vita della donna, partendo proprio dalla fase preconcezionale, cioè nella fase di preparazione alla gravidanza, al concepimento, vedere quelli che possono essere gli aspetti che la nutrizione ha nell'impattare sullo sviluppo fetale, quindi della vita fetale, per poi affrontare gli argomenti un pochino più abituali, che sono quelli del rapporto tra nutrizione e patologia benigna, ma soprattutto patologia maligna nell'ambito appunto della vita della donna. Presente all'evento anche l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, che ha parlato del lavoro che la regione sta portando avanti nell'ottica della prevenzione. Noi abbiamo un piano di prevenzione che va dal 2021 al 2025, che vede proprio in atto tutte quelle che mette in atto tutti quegli elementi di prevenzione importante, cominciando dal momento della gravidanza, con l'agenda della gravidanza, ed accompagnare la prevenzione nell'ambito proprio di un benessere e in questo caso della nutrizione nei vari cicli vitali.